Bella ragazzi, sono Beowulfers e sono tornate le mini recensioni. Oggi vi parlerò di Rusty Lake Roots. Che gioco abbiamo tra le mani? Molto semplicemente un'avventura punta e clicca. E voi sapete quanto sia rilassante per il sottoscritto poter spiegare un titolo dalla chiara appartenenza ad un genere ben preciso. Tra l'altro, questo è un genere nuovo per il canale, ma ho deciso di portarlo comunque perché stiamo parlando di un'avventura punta e clicca dalle caratteristiche molto particolari. In Rusty Lake Roots vivremo la vita di diversi personaggi, attraverseremo momenti chiave della loro esistenza fino a comporre l'intero albero genealogico della famiglia. Il tutto sarà condito da una spettacolare atmosfera horror. Però attenzione, non stiamo parlando di quel tipo di horror che vuol farti spaventare, niente rumori improvvisi o jumpscare quindi. Quel che abbiamo tra le mani è un gioco cupo in cui ci si ritrova immersi in un'atmosfera grigia e tormentata. Assisteremo ai vari episodi chiave della vita di questa famiglia con la consapevolezza che qualcosa di orribile è sempre dietro l'angolo, una sorta di nera angoscia che ci avvolgerà come un sudario e ci farà da compagna di viaggio durante tutto il nostro percorso ludico. Dal punto di vista del gameplay, Rusty Lake Roots ad essere sinceri ricorda più un escape room che un'avventura punta e clicca. A differenza di quest'ultimo, infatti, non avremo a che fare con chissà quanti scenari da esplorare per poter risolvere le varie situazioni in cui ci troveremo. Al contrario, tutto quel che ci occorre è dentro la stanza, basta saper cercare. L'intero gioco è strutturato in oltre 30 livelli, diciamo chiusi ed indipendenti. Sarà quindi possibile farsi un solo livello, che corrisponde a uno degli eventi della tormentata famiglia protagonista del titolo, per poter essere appagati e vivere la sensazione di aver concluso qualcosa. Insomma, in questo gioco noi avremo a che fare con sessioni interminabili che avranno come unico esito quello di sbloccare un'unica stanza che a sua volta genererà altre sessioni infinite di ricerca e di impegno. La consapevolezza che l'intero bisogno è dentro un unico scenario porta ad approcciarsi al gioco in maniera leggera e a mente libera, un'ottima cosa considerando la tipologia di enigmi da affrontare. Sempre in tema di enigmi, devo dire che in Rusty Lake Roots sono tutti originali e strutturati davvero bene. Avremo a che fare con ricerche di chiavi, enigmi logici, puzzle matematici, caccia all'indizio nascosto, eccetera, eccetera. Inoltre, cosa da non sottovalutare, sono tutti aderenti alla trama raccontata. L'intero titolo scorre piacevolmente e vi stupirete del tempo trascorso tra l'inizio e la fine di una sessione di gioco. Tra l'altro, volevo complimentarmi con gli sviluppatori per la difficoltà di alcuni puzzle. In diverse occasioni mi hanno messo davvero in difficoltà. Complimenti! Dal punto di vista grafico, ci troviamo dinanzi a uno stile visivo semplice, d'impatto ed evocativo. L'ho apprezzato davvero molto. Così come ho apprezzato la colonna sonora, d'effetto e mai fastidiosa. Contribuisce all'atmosfera generale e la trovo particolarmente azzeccata. L'unica tirata di orecchie che mi sento di fare nei confronti degli sviluppatori, i ragazzi della Rusty Lake, è legata all'interazione con lo scenario. In diversi casi mi è capitato di non vedere una perfetta reazione tra l'input dato con il mouse, l'intero gioco è giocabile con il solo mouse, e l'effetto a schermo. In genere ciò accade particolarmente quando si deve far scorrere qualcosa. Diciamo che da questo punto di vista avrebbe giovato la possibilità di usare anche la tastiera, magari con il WASD per quanto concerne lo scorrimento dello scenario, o magari con, che so, il tasto ESC usato per tornare indietro di una schermata. Inezie, per carità, ma mi sembra giusto far notare questa piccola macchia su di una tela che invece è venuta benissimo per quanto riguarda gli altri aspetti. Rusty Lake Roots è un titolo che mi ha colpito in positivo. Costa solo 2,99 € su Steam e di conseguenza mi aspettavo un titolo che rispecchiasse il costo richiesto. Invece mi sono ritrovato tra le mani un piccolo gioiellino, tutto da scoprire e che mi sento di consigliare sia agli appassionati del genere, sia a chi come me non ama la follia questa tipologia di giochi. Non mi rimane altro da dirvi su Rusty Lake Roots. Io vi lascio alle ultime immagini e spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è, lasciate un like, commentate, condividete, ma soprattutto iscrivetevi per vedere video nuovi ogni giorno. Grazie e alla prossima! Ciao!